Benissimo, siamo pronti a riprendere con una puntualità quasi british. Ora è il momento del passaggio dalla anglofonia alla francofonia. È il turno del professore Fabrice Dalmeda, di cui vi leggo le note biografiche. È professore di storia a Paris 2, Panthéon Assas, presso l'Institut Français de Presse e direttore dell'Institut d'Histoire du Temps Présent. Era. Caspita. Colto in fallo immediatamente, aggiorneremo. È stato cofondatore del Groupe d'études sur les images fixes, è membro della Société pour l'histoire du média, del Comité d'histoire parlementaire et politique, dell'Association des historiens contemporanéistes, qui stanno mettendo alla prova il mio francese, stanno cercando di tendermi un tranello, e del Consiglio scientifico della Fondation Jean Jaurès. È inoltre membro del Groupe de recherche et d'études pluridisciplinaire sur l'Italie contemporaine e del Centro Studi sulla propaganda politica contemporanea dell'Istituto Gramsci di Bologna. È stato membro dell'École Française de Rome, borsista della Fondazione Humboldt, è stato poi professore ospite a Chicago, Harvard, Londra, Milano, Roma. È membro del comitato di redazione di Mo, Recherche Socialiste, Passage, Le Temps de Média. Basta. Dirige, e l'ultima frase, dirige le collane Histoire, Culture et Société presso Célie Arlan e Histoire du Temps Présent presso Complex. E inquadrerà la dimensione della crisi di fine secolo con questo efficacissimo titolo Francia, una crisi senza caos. Che differenza rispetto all'Italia, mi verrebbe da dire. Professor Dalmeda. grazie molto per avermi fatto rivedere il mio curriculum che avevo un po' dimenticato. Voglio prima di cominciare ringraziare gli organizzatori perché mi hanno consentito di tornare su argomenti che avevo studiato per la tesi, cioè il socialismo italiano, e mi fa particolarmente piacere d'essere lì a Reggio Emilia per parlare della figura di Camillo Prampolini che a suo tempo avevo ammirato. Dico a suo tempo perché era l'epoca bella del socialismo italiano all'inizio degli anni 90 quando ho cominciato a studiare la storia italiana. Detto questo, devo ancora dire una parola per scusarmi dell'italiano che parlo pieno di errore, dunque chiedo scusa in anticipo per tutte le cose brutte che sto per dire. Sono stato chiamato qui per parlare della crisi, diciamo nell'epoca prampoliniana. Potrebbe essere una crisi visto da Francia che andrebbe dalla nascita di Prampolini fino agli anni 30, cioè alla sua morte. In realtà, siccome gli altri relatori hanno fatto la scelta di lavorare piuttosto sul periodo, diciamo, tra i due secoli, cioè 800-900, mi sono concentrato su questo periodo. E questo periodo in Francia, nella storia francese, è veramente stabilito con due concetti del tutto contrario. Il primo è quello che è stato usato dagli organizzatori del convegno, il problema della crisi. E poi c'è un altro concetto, molto più classico nella storia, che è quello di Belle Époque. Dunque, una visione molto contraddittoria, perché la Belle Époque sono l'inizio del Novecento, ma può anche essere a volta allargata, come l'ha fatto Madeleine Robériou, partendo dal 96. Dunque, veramente si può ritenere una visione di due modi, diciamo, di parlare di quest'epoca. E soprattutto credo che quest'idea della Belle Époque, è un'idea che è venuta dopo la Prima Guerra Mondiale, torneremo sull'argomento dopo, ma che insisteva soprattutto su un'epoca nella quale, diciamo, c'era una gioventù, un tipo di nostalgia. E invece quando si dà un'occhiata a quello che scrivevano sia i socialisti, ma anche i liberali, dei quali Fulvio Camarano ha parlato ieri, si trova bene che c'è un sentimento di malessere. C'è un sentimento non sempre esprimato con la parola crisi, ma c'è
veramente l'idea che qualche cosa non va più. E dunque io voglio in questa relazione partire di quest'idea di un malessere, di vari disfunzionamenti, che metterò sotto la parola, diciamo, crisi, ma voglio insistere sul fatto che ci sono vari tipi di crisi e vari livelli di crisi, ragione per la quale ho intitolato questa relazione Francia una crisi senza caos, perché credo che, diciamo, ci sarebbe un livello 1 della crisi, diciamo una piccola crisi di governo che può accadere spesso, e forse un ultimo livello, un maximum, che sarebbe il caos totale, essendo guerra internazionale e guerra civile cumulati, e credo che l'Italia l'ha conosciuto, la Francia a sua volta l'ha conosciuto anche, e forse l'ha conosciuto prima, durante la Rivoluzione francese, ragione per la quale darò un'occhiata specifico al problema del mito della Rivoluzione nell'ultima parte della mia relazione. Dunque, si vede bene quando si legge i giornali, quando si legge anche i lavori del mondo accademico. Io sono rimasto molto impressionato dalla lettura di Durkheim, per esempio, il grande sociologo che riflette sulla società alla fine dell'Ottocento e veramente avendo il sentimento che qualcosa sta crollando, cioè che l'urbanizzazione sta creando quello che lui va a usare come concetto centrale nello studio del suicidio, sta vivendo un'anomia, cioè una perte delle norme dovuta alla crescita del mondo urbano. Purtroppo non baserò la mia relazione su Durkheim, ma piuttosto su tre figure che sono abbastanza classiche e credo che ci aiutano a capire un po' di più che cosa si passa in Francia a questa epoca. Il primo è Gustave Le Bon, la sua psicologia delle folle, il secondo è Gabriel Tarde, che ha scritto nel 1901 un piccolo libro che si chiama L'opinione e la folla, e poi l'ultimo è anche molto famoso in Italia, è Georges Sorel, avec la psicologia de la violence. Dunque, vorrei partire, diciamo, di quello che ci dà da vedere, questo che ci danno da vedere tutti questi pensatori, cioè l'idea che c'è una crisi e che ci sono fattori di caos, cioè fattori che possono condurre ad una guerra civile o a un tipo di conflitto molto brutale nella società moderna. Una crisi dunque che possiamo caratterizzare all'inizio come una grande crisi storica, poi faremo una seconda parte sui fattori che spiegano, che forse danno stabilità, pacificazione e che spiegano che non c'è il caos. E poi in una ultima parte vorrei ancora puntare alcuni punti di neutralizzazione, fattori di neutralizzazione che spiegano perché alla fine l'immagine di questo periodo non è veramente rimasto come un periodo di crisi. Allora, vengo al primo punto. Crisi e fattori di caos. C'è veramente, si vuole fare un ritratto della Francia degli anni, diciamo, 1880 fino alla Prima Guerra Mondiale, si vede bene che la crisi c'è, e la crisi c'è in molte parti. Crisi economica. È vero, dal 1877, difficile per me dire, inizia la crisi delle vigne, la crisi di filoxera, e dunque è un problema del mondo agricolo che veramente conosce la rovina. Poi nell'84 c'è la crisi bancaria che inizia con il crack dell'Unione Generale. Dunque crisi economica c'è. Crisi economica che porta ad avere soluzione del tipo inglese, cioè l'idea del protezionismo che torna negli anni 90 e che secondo alcuni esperti ha aiutato a fare riprendere un po' la macchina economica francese. Ma comunque fino alla Prima Guerra Mondiale l'economia francese conosce cicli di
crescita, poi di indebolimento. Dunque non si può dire che veramente siamo in un'epoca di grande crescita. Crisi economica, crisi politica. Crisi politica che ha alcuni nomi importanti, diciamo due nomi simboli. Nell'89 c'è la crisi di Boulanger, il generale Boulanger, che vuole fare un cambio di costituzione, una revisione, ma 10 anni dopo, nel 99, c'è una golpe, la tentativa della Lega antisemita francese di prendere il potere, che si finisce con Deroulède che deve partire in esilio, con alcuni che sono messi in carcere, in galera, e con il famoso episodio di Forchabol, quando questi antisemitici si mettono in un appartamento della rue de Chabrol e tirano sui poliziotti che provano di arrestarli. Crisi sociale c'è anche, che può avere due visi. Il primo, diciamo, il viso operaio, che abbiamo già iniziato da riflettere su Inghilterra, sull'Italia. Il primo maggio 91 c'è la famosa manifestazione di Fourmi, nella quale i militari francesi fucilano la folla e fanno più morti. L'anno seguente c'è la grève de Carmaux, nel 92, la grève nella quale Jaurès va a prendere la difesa degli operai e segnerà la sua entrata nel mondo socialista. Ma poi c'è anche la crisi sociale della xenofobia anti-italiana, molto importante. Nell'81 già ci sono moti contro gli italiani, nel 92 contro i belghi, nel 93 contro gli italiani di nuovo, circa 8, secondo le fonti ufficiali, ma la stampa inglese dice 50 morti italiani ad Aigues-Mortes. E poi nel 94, quando Sadi Carnot viene ucciso a Lione, questa volta sono gli italiani che sono di nuovo picchiati. Dunque veramente c'è un conflitto nel confronto dei stranieri e ovviamente degli ebrei, perché non è a caso che c'è l'affare Dreyfus in questo periodo. Dunque veramente possiamo prendere crisi economica, crisi politica, crisi sociale. E poi l'ultima, che non si deve dimenticare, crisi spirituale. Ma come no? La separazione dello Stato dalla Chiesa nel 1905, che veramente fa esplodere un conflitto molto forte tra cattolici e Stato. Dunque veramente si può dire che ci sono molti motivi di conflitto, molte ragioni di confrontazione, di confronto. Ma diciamo, gli studiosi che ho segnalato prendono questi eventi come segnali che qualcosa sta cambiando, e ciò che sta cambiando, credo che Fulvio Camarano ne ha parlato ieri, è il problema dell'emergenza delle masse nella politica, che dà, diciamo, un certo sentimento di paura alle élite liberali. E dunque si riflette leggendo sia Tard che Le Bon ai fattori di caos. Diciamo ce ne sono due che sono ritenute. Il primo, ovviamente, è la folla. La folla che Tard studia, che Le Bon studia, che ha una psicologia particolare e che per forza è un fattore di caos, perché il livello intellettuale delle folle è bassissimo. E d'altra parte, siccome l'ha scritto Bianchi, citato da Tard, citato anche da Le Bon, le folle sono delinquente. Dunque, primo fattore. Secondo fattore, al quale pensa anche Sorel, il problema della violenza, cioè come si fa a fare politica quando la violenza non è più un fenomeno esterno alla società, cioè conflitto tra stati, ma che la violenza è divenuta un motivo di conflitto dentro la società. E forse si può usare per illustrare questa parola un'immagine che volevo prendere come simbolo.
In diretta. Il bello della diretta. Io lo conosco. Eccoci. Ecco, è una copertina per un giornale anarchico che si chiama L'Assietto Beurre, che è fatto da un grande disegnatore che si chiama Grand Juan e che mostra la greve tale che la pensa Sorel, cioè la greve generale, quella che sarà più o meno una rivoluzione in sé. E dunque c'è l'idea che ci sarà per forza un confronto con le armi tra il mondo operaio e il mondo militare. E dunque veramente quando si legge questi autori si sente bene che c'è un sentimento di una violenza che va a portare la società a un'autodistruzione. E dunque per Tard, per Le Bon e anche per Sorelle, anche se Sorelle inserisce l'idea che forse questo cambiamento potrebbe essere positivo, c'è sempre quest'idea che la società cambierà alla fine soltanto per violenza, cioè violenza legittima per Sorelle, ma violenza illegittima per Tard e per Le Bon. E dunque loro riflettono anche ai caratteri che possono dare speranza. E io vorrei adesso in un secondo punto cominciare a riflettere su questo, ho parlato già molto, su questo punto di vista, cioè i fattori di stabilità. Primo fattore di stabilità che è menzionato da Tarda è l'idea che forse c'è la folla ma c'è anche il pubblico, e lui stabilisce questa distinzione che ci interessa molto. Il pubblico, secondo lui, non è come la folla qualche cosa di brutto che ha il livello intellettuale, diciamo, di un bambino o, come dice Le Bon, di una donna che si lascia sedurre. Dunque, piuttosto lì il pubblico è l'idea che c'è un gruppo di gente che condivide vari mezzi di comunicazione e condivide anche un'opinione, cioè un insieme di idee che possono essere inquadrate sia dalla tradizione che dalla ragione. E dunque lui dice che il pubblico funziona soprattutto con la stampa, e secondo lui questo dà un motivo di speranza, perché lo sviluppo della stampa può anche contribuire a un tipo di sviluppo della ragione. Insisto su questo punto di vista perché mi pare che forse questo è un'apertura verso il mondo socialista che si sta sviluppando a questa epoca, con un uso molto forte della stampa. Io penso a Prampolini della Giustizia, per esempio, ma anche a Critica Sociale, a Milano, e se si dà un'occhiata in Inghilterra si vede anche una stampa che si sviluppa, se si dà un'occhiata nella Germania c'è una stampa anche dei socialdemocratici che si sviluppa. Dunque credo che lì c'è l'idea che forse la stampa potrà contribuire a unificare le opinioni. E dunque non è, quando si legge Tard, questo pezzo del 1901, c'è il sentimento che lui non è ostile a una stampa socialista. Forse perché la stampa socialista è molto riformista. C'è più o meno l'idea che con il progredimento delle idee questo cambierà. Seconda idea che sviluppa Tard è l'idea che c'è la conversazione che lui definisce in un modo molto, molto interessante, molto preciso, par conversation, ve lo leggo in francese e poi faccio una traduzione breve. Par conversation, j'entends tout dialogue sans utilité directe et immédiate, où l'on parle surtout pour parler, par plaisir, par jeu, par politesse.
cioè la conversazione è un dialogo senza utilità diretta e immediata, dove si parla soprattutto per parlare, per piacere, per gioco o per buona educazione. E dunque lui insiste sull'idea che nella conversazione non si possono sviluppare delle idee che vengono da nessun parte. Secondo lui le idee, le opinioni che sono scambiate nella conversazione sono molto con una gerarchia e sono di solito manifestazione, come le opinioni, sia della tradizione che della ragione. E insiste in suo pezzo dicendo: en tout temps, les causeurs parlent de ce que leur prêtre ou leur professeur, leurs parents ou leurs maîtres, leurs orateurs ou leurs journalistes leur ont enseigné. Cioè, in ogni tempo, coloro che parlano di quello che hanno studiato con i preti, i professori, i genitori, i maestri, gli oratori o quello che i giornalisti avranno insegnato a loro. Dunque, secondo lui, la conversazione è un modo anche per fare influire nella società idee che sono piuttosto idee razionali. E dunque questi due fattori, pubblico, stampa, conversazione, salone, sono fatti che dobbiamo e che contribuiscono ad evitare una rottura sociale tra i vari circoli, i vari gruppi che sono componenti della società della fine dell'Ottocento e dell'inizio del Novecento. Ci sono ancora altri fattori di neutralizzazione, dei quali parlano meno questi studiosi, ma che gli storici hanno molto sottolineato negli ultimi due decenni. Prima dimensione, le sociabilità di masse. Lo dico con Maurizio Ridolfi, che ha fatto questo studio sul Partito Socialista Italiano, nel quale quest'idea era molto presente, e si vede bene che le sociabilità di masse nei partiti, nei sindacati, giocano un ruolo molto importante a quest'epoca. Nello stesso senso c'è anche quest'idea della cerimonialità, della pedagogia nazionale. Io penso a Tobia, penso ad Agulon, a Pécou, ci sono altri che hanno studiato quest'idea, cioè l'idea che alla fine non è veramente una società che ha una separazione nella sua involuzione, ma che invece c'è una politica statale per costruire varie rituali che sono il modo di inserire i cittadini in una patria. E dunque lì forse l'idea è che adesso sotto la Terza Repubblica ci sono grandi feste, grande inaugurazione nella quale tutta la nazione si ritrova. Si può prendere un esempio semplice: nel 1985 muore Victor Hugo e le sue ceneri sono trasferite dall'Étoile al Panthéon. È veramente una manifestazione, forse una delle più grandi dell'Ottocento. Dicono che quasi un milione di gente che lo accompagnano, che una cifra enorme, sarebbe sì come la popolazione di Parigi aveva raddoppiato. Dunque una cosa enorme. E poi diviene un luogo di memoria, cioè uno scrittore come Barrès, quando scrisse il primo volume delle Racine, nel 97, parla di questo evento e ne fa l'ultima scena del romanzo. E poi, ultimo elemento che punta Sorel, questa volta, c'è la questione del mito. E lì, in Francia, il mito della Rivoluzione francese gioca un ruolo specifico sul quale Sorel insiste, ma il ruolo è molto più ambiguo di quello che credevano i socialisti. Alcuni socialisti facevano riferimento alla Rivoluzione francese come alla Comune, come cioè il modello da raggiungere. Ma Sorel punta che la Rivoluzione francese, quando si toglie l'epopea delle guerre,
contro la coalizione o le giornate del popolo, giornate popolari, quello che resta non è molto interessante, molto gustoso, resta soltanto operazione di polizia, proscrizione e sedute di tribunali che sono servili col potere. Dunque una cosa che non è un regime ideale. E poi dice una cosa che riguarda i socialisti riformisti, usa la parola riformisti soltanto per parlare dei tedeschi e dei francesi, non parla del riformismo italiano, devo precisarlo, anche se lui verrà pubblicato in Italia non dai riformisti ma piuttosto dai sindacalisti rivoluzionari. E dunque quando parla dei socialisti francesi riformisti dice: on comprend donc que les socialistes parlementaires font de si grands efforts pour persuader au public qu'ils n'ont qu'une seule passion, la haine de la violence. Si capisce che i socialisti parlamentari francesi vogliono convincere il pubblico che la loro unica passione è l'odio della violenza. Dunque non è il modello della rivoluzione francese. E va ancora più avanti, prende Jaurès, per esempio, e anche lo prende in giro. Dice, nel discorso dell'8 ottobre 1905 a Limoges, Jaurès si è attaccato a rassicurare molto i borghesi, forse più che mai lo aveva fatto un socialista, dicendo che il socialismo vincitore sarebbe buon principe e che si stava studiando il modo di dare un compenso agli ex proprietari quando ci sarà la collettivazione del capitale. E aggiunge Sorel, 4 anni prima Millerand parlava soltanto di dare compenso ai poveri. Dunque, grande cambio del riformismo. Dunque, questo mito della rivoluzione francese gioca un ruolo, credo, più pacificatore che mobilizzatore per andare verso il caos, per andare verso la violenza. E credo che forse questi vari fattori spiegano perché dopo la prima guerra mondiale i fattori di pacificazione verranno forse più ricordati dai fenomeni di crisi, forse anche perché la guerra mondiale, al parere di molte gente, sarà il vero caos, cioè la vera crisi che spiega che si darà un occhio nostalgico sugli anni del prima della guerra, uno sguardo nostalgico perché era l'epoca per alcuni della gioventù, ma era anche l'epoca nella quale i giovani erano ancora vivi. Grazie. Ho dimenticato una cosa. Prego. L'ultima immagine. Una chiusura multimediale, prego. Scusa. No, era soltanto per darvi l'esempio della rivoluzione francese neutralizzata. Ah. Ecco, l'immagine della rivoluzione francese neutralizzata, cioè il la festa del 14 luglio, è un manifesto di Stein Lane, che è un disegnatore socialista, ma pure ha fatto questo per un giornale anarchico, e dunque un anarchista, anarchico o anarchico? Anarchico. E dunque si vede bene che è una commemorazione, ma veramente non è la rivoluzione, e trovo che questo manifesto dà anche senso di queste sociabilità, cioè c'è un bar, c'è del vino da bevere, c'è il tricolore, ma non è un tricolore di combattimento, ma piuttosto diciamo un modo di essere insieme con un tipo di buon vivere. Grazie. Molte grazie al professor Dalmeda. Come abbiamo visto, la crisi di fine secolo contiene in nuce moltissimi dei temi autentici della contemporaneità. Il professor Biagini ci aveva aperto una serie di scorci sulla globalizzazione come dimensione che nella crisi di fine secolo diventava dirompente. Il professor Dalmeda ci ha
ha portato l'accento sul costituirsi di una dimensione fatta di comunicazione, fatta di nascita dei mass media in qualche modo, fatta di modernità che coinvolge anche la dimensione dello spettacolo, per così dire, come dimensione fondamentale dello spazio pubblico, appunto. Come dire, una sorta di corsa verso Debord, Baudrillard e la smaterializzazione delle...